categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, software e soluzioni IT. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un'eccellenza nel settore IT con una storia di 35 anni, per lo sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche e di software all'avanguardia, destinati allo sviluppo di grandi e medie imprese. La competenza del team e le partnership strette con i maggiori player sul mercato rendono questa realtà leader nel settore. The winner is Proje Software. Collegato con noi e con me Marco Meneo, General Manager, ben trovato, grazie per essere qui. Buon pomeriggio a lei. Allora, un commento a caldo, quello che chiedo a tutti i premiati, quindi lo chiedo anche a lei. Beh, innanzitutto vi ringrazio moltissimo per questa premiazione e che condivido, ritengo doveroso condividere con il resto del nostro leadership team e con tutto quanto il nostro personale. Personale che da sempre accoglie con entusiasmo le sfide del cambiamento e si adopera portando veramente negli ultimi anni, anno su anno, risultati che mi sento di dire straordinari. Se andiamo a riprendere parte della motivazione che abbiamo letto, quindi agganciandoci alle motivazioni appunto alle quali siamo arrivate per parlare di questo premio, ovviamente non posso non chiederle qualcosa rispetto alla tecnologia, che è ancora di più un requisito, mettiamola così, richiesto per essere leader oggi, no? Con tutta con la velocità con la quale anche alcuni processi ci sono stati in questi ultimi mesi. Ma sì, assolutamente la tecnologia riveste un ruolo determinante per quelle che sono poi le scelte strategiche che prendiamo all'interno dell'azienda. Noi siamo partiti 3 anni fa con un completo e radicale processo di trasformazione aziendale, trasformandoci da system integrator tradizionali a tutti gli effetti una cloud company, capace oggi di poter proporre sul mercato delle soluzioni che indirizzano un intero percorso di trasformazione digitale, dove chiaramente al centro c'è il cloud e al centro c'è l'utilizzo molto spinto, diciamo, dei dispositivi mobile. E le piattaforme tecnologiche ovviamente hanno la loro importanza. Noi abbiamo fatto una scelta su questo, puntando decisamente sulla piattaforma Microsoft, che offre veramente a 360 gradi i servizi cloud abilitanti per poter produrre innovazione. Quindi, partendo da questo scenario, siamo stati capaci di creare un ecosistema virtuoso al nostro interno, che oltre a noi che agiamo da software house e system integrator vede anche la presenza di università e centri di ricerca che portano quella componente di ricerca necessaria per creare innovazione, vede la presenza dei partner tecnologici, Microsoft primo fra tutti, e vede anche la presenza dei nostri clienti che rappresentano dei case reali su cui noi andiamo a costruire queste soluzioni innovative. Quindi il futuro, insomma, per concludere, sarà sempre più veloce. Il futuro sarà sempre più veloce e ci impone veramente di superare, no, questo approccio che vedo un po' troppo generalizzato di lamentarsi di quelle che sono anche le cause esterne avverse, no? E mi riferisco in particolare a questo particolare momento che stiamo vivendo, no? Tutti affetti dalla pandemia Covid, e quindi ci impone veramente di avere più che un approccio difensivo, no? E quindi, no, difensivo nel senso di vedere, diciamo, no, questa situazione anche come una giustificazione che ci porta a non impegnarci per poterla superare. Invece ci deve portare veramente oggi più che mai ad avere uno sguardo sul futuro e a capire cosa noi possiamo fare per superarlo, cooperando anche con altre realtà e avendo sempre un occhio molto attento ed etico nel cercare di fare qualcosa per il benessere della collettività. Okay, questo non significa deve, per noi creare innovazione. Esatto, non deve essere una scusa, insomma, quello che accade intorno, anzi deve essere in qualche modo un modo per essere spronati a far di più. Grazie a Marco Meneo, General Manager di Proje Software, e complimenti. Grazie a voi, è stato un piacere.